d'estate in estate ci incontriamo e mi fa comunque piacere rivedervi tutti. Allora, dice un antico detto che di necessità virtù, oppure l'unione fa la forza, quale delle due cose o tutte e due insieme, ci siamo ispirati a questi principi, se vogliamo, per arrivare a questa conclusione, a questo risultato che definirei eroico, non eroismo mio, eroismo di tutti quelli che insieme a me hanno lavorato e partecipato, e di cui poi vi parlerò fra un po'. Un po' di tempo fa, non ricordo, quando è che è stata fatta una riunione? Un paio di mesi fa forse, ecco, il presidente però e l'assessore Fraticelli ha invitato tutte le forze, diciamo che più o meno, no? Lavorano sul territorio in una mega riunione, dicendo che le risorse erano scarse, invitandoci a, come dire, a relazionarci tra noi. È vero che qualcuno si conosceva già, qualcuno non si conosceva, diciamo con differenti livelli di frequentazione, ma in realtà finora ognuno era andato per la propria strada, accedendo più o meno a un contributo più o meno importante e così via, con iniziative più o meno importanti, insomma. E questa cosa la prima volta è stata un po' così, insomma, no? Devastante, perché non siamo abituati noi in fondo alle sinergie, no? Noi operatori, perché? Perché c'è anche una forma così di protagonismo personale, di non gelosie, ma insomma, voglio dire, di essere, come dire, padroni di quello che uno fa, però poi piano piano abbiamo cominciato a pensarlo seriamente e quindi abbiamo iniziato noi operare di fronte a un fatto oggettivo che non c'erano soldi, perché se no il problema magari non si sarebbe posto. Per cui lo sforzo massimo che la provincia nella sua complessità poteva fare era relativo a un bando che poi ha pubblicato, insomma, al quale abbiamo partecipato e che, al quale siamo arrivati primi come diciamo, associazione protettore di strutture, era un contributo complessivo di 50.000 euro. È veramente niente. Quindi molto da parte loro, perché non ce l'avevano, ma molto da parte di tutti noi per riuscire a realizzare questo progetto, con grandi sacrifici, ma con grande voglia però di andare avanti. Il mio impulso, voglio dire, la cosa che non mi fa mollare è che dopo tanti anni Taranto per me è una seconda casa, cioè io non so che lo sforzo in questo momento, finché almeno non ci stanno soldi, il mio sforzo, la mia fatica è necessaria, non è arroganza quello che dico, è veramente un fatto di consapevolezza e quindi mi sono messa in gioco. Gli altri, come vedete, molti sono messi in gioco a priori, perché chiaramente certe cose sono già finite, come tu chef in festa per esempio, che hai iniziato prima. Quindi noi ci siamo messi insieme, io come capofila, Consorzio Teatro Tuscia, Tuscia Film Fest, Tuscia in Jazz, ad Anore Venti. Poi abbiamo ulteriormente, diciamo così, i teatri di dietro, fondamentale. Non trovate qua il materiale per un motivo, perché Aurelio Gatti, che è il direttore artistico di Sudri, ma anche di altri 34 siti archeologici in Italia, è dovuto scappare in Sicilia per un problema, ma solo in Sicilia ce n'è più di 20. Archeologici, c'è una rete che ha chiamato Teatro di Pietra, saprete, perché Sudri è una, e quindi insomma purtroppo non ce l'ho, però lo trovate su internet, è già un'attività iniziata. Il 9 c'è il prossimo spettacolo, che se non sbaglio Calicone, il 19 c'è Troiani a Sudri. Abbiamo, dicevo, al di là di queste sigle, diciamo, come dire, che hanno partecipato in quanto tale al progetto, poi abbiamo come dire, cooptato all'interno l'Associazione XXI Secolo, l'Associazione La Ginestra, per altre iniziative che abbiamo, come dire, inserito nel contesto dell'organizzazione. Se li andiamo, questo vi chiedo scusa, ma non è certamente il definitivo, perché il lavoro è avanti ed è finito soltanto due giorni fa, la tipografia ce li dava solo oggi pomeriggio e quindi ho dovuto fotocopiare. Ve li manderemo via mail, così ve lo potete, insomma, vedere con più precisione, e poi ve lo manderemo per pace o appena sono pronti, insomma, già da domani. Ma era solo per far vedere la quantità. Se andiamo a contare tutte le iniziative, l'altro giorno mi sono persa, ma avevo superato
le 80 iniziative nel appuntamenti nel loro complesso in diversi luoghi che sono qua sulla copertina del Debrian descritto, che sono i luoghi forse tra i più belli della nostra provincia, con alcune iniziative che già diciamo storiche, altre che si sono via via venute affermando. Andiamo dal teatro al cinema, alla musica, al jazz, alla poesia, alla danza, in spettacoli per bambini, spettacoli sui trattori, cinema per i bambini, cinema per adulti, insomma c'è veramente da soddisfare, musica classica ovviamente, c'è da soddisfare qualunque interesse. La difficoltà del momento del paese, la difficoltà anche economica, chiaramente è presente a tutti, quindi speriamo insomma che comunque il pubblico partecipi. Abbiamo per esempio io a Fenerbahce inteso perlomeno mantenere prezzi, no? Contenuti, cioè sia per il giro, insomma diciamo che non superare, cioè ci sono dei prezzi diversificati ma che rapportati agli spettacoli sono piuttosto contenuti, così come nelle altre manifestazioni, a prescindere dagli incontri gentili, che comunque è stato, come dire, il progetto che ci ha ispirato. Quindi gli incontri gentili sono diventati gentili, sì, cioè si sono allargati, e quelli, io per comodità quando però noi parliamo dico questi al Palazzo Gentili sono i gentili al quadrato, nel senso che sono in casa, l'abbiamo anche noi, e ci sono cose di tutto rispetto, anche se in un contenitore più piccolo. Quindi io veramente ringrazio soprattutto la volontà dei miei, come dire, potrei dire soci insomma in questo momento, non so se è corretta la parola, ma insomma sì, socio nel senso di solidale nel progetto, solidali nell'impegno e anche nel rischio, ecco questo è un po'. E ringrazio certo lo sforzo che fa la provincia, perché poteva arrendersi, no? Di fronte all'evidenza e dire se non ci sono soldi, certe volte è più facile quando tu non c'è, come riesco a fare io Veneto con la metà della metà dei soldi stanno, avendo la consapevolezza di non averli, e quindi come qualcuno dice, molti buone mamme di famiglia che insomma fanno quel bilancio familiare, stai attenta a tutto, e quando qualcuno ti chiede no, devi fare così perché non ce l'ho, quando tu sai che non ce l'hai, non puoi imparare, ecco, quindi questa sincerità in fondo certe volte ti aiuta, ecco, a convincere i tuoi interlocutori, i tuoi fornitori, che se sei stato bravo finora adesso ti devono dare la mano, insomma, ecco, quindi devo dire grazie anche a tutti, anche a chi ci fornisce le strutture, veramente alle persone che lavoreranno, perché abbiamo chiesto un piccolo o più o meno un piccolo sacrificio a tutti, però siamo contenti perché anche quest'anno riusciremo a portare in porto, spero, una bella stagione. A Fenerbahce vedrete abbiamo 6 appuntamenti per la precisione, 2 di teatro, comincio dal primo che c'è in mano, ma non anche perché lo so meglio di tutti, Mariano Vigillo con La 12ª notte, e di teatro Ranieri, che è lo spettacolo di punta diciamo di questa stagione, debutta a Verona e poi viene da noi. Un ritorno atteso perché andò molto bene, facemmo 7-8 anni fa il gruppo con Pai Secondo di Buona Vista Social Club, ritorna perché si innamorarono di questo teatro, quindi tornano. E infine Carne Naturale è un'edizione di danza veramente molto applaudita, ha fatto il giro d'Europa questa compagnia con questo spettacolo, è da tanto che ci pensavo e quindi insomma siamo riusciti ad ottenerli. Quindi il connubio tra una buona, ottima compagnia di danza e i Carni Naturali credo che porteranno fortuna. Via via voi avrete tutte le informazioni via via che si avrà. Bruciati in festa, non ve lo racconto perché è finito il paese ormai. Abbiamo degli appuntamenti di jazz, con Tuscia in jazz, e c'è tantissime cose Tuscia in jazz. In questo volantino trovate solo, come dire, il riassunto, perché tutto lo trovate qui, ma questo è, come dire, il riassunto degli spettacoli, perché molti sono a ingresso gratuito, degli spettacoli a pagamento, diciamo un po' le punte di diamante di tutta la programmazione che è indiscussa qualità. Saluto tutti a parte a nome di Italo Leali che come
c'era Mozart, Vivaldi, Beethoven, quindi più, come dire, più importante, classico, fruibile anche, ma anche, voglio dire, di qualità non potevamo immaginare, il 19 luglio aprirà a Fenerto. Chiuderà, casualmente apre e chiude con questo spettacolo dedicato a Amadeo Mozart, con la presenza al pianoforte, con Maria Chili, ma la presenza al pianoforte di Bruno Canino, che insomma credo non abbia bisogno nemmeno di altre parole. Abbiamo un percorso di Sudri, che aveva accennato, un percorso di letture dantesche, di vari canti dell'inferno, troverete qua tutte le cose. È molto interessante perché, diciamo, ogni luogo è un luogo dedicato con un certo punto della Divina Commedia. Ne parlerà magari meglio Rescinera, però diciamo, l'appuntamento previsto qui a settembre al Palazzo Gentili, appunto, se il Palazzo lo suggeriva, fondamentalmente credo quello del canto del conto Ugolino, per dire, va al Bulicame, farà quello del mi ricordo più, vabbè, Enrico di Cornovaglia, perché è ricordato nella chiesa di San Silvestro. L'ho visitata ieri sera per la prima volta e sono rimasta sconvolta. Sono tanti anni che frequento